Una chiesa chiamata ad essere sale della terra e luce del mondo. È la chiesa del Bangladesh, che conta lo 0,3% dei cattolici in una nazione al 90% musulmana. Un piccolo gregge di periferia che Papa Francesco abbraccerà nel suo 21esimo viaggio apostolico dopo la tappa in Myanmar dal 30 novembre al 2 dicembre. Qui vivono oltre 160 milioni di abitanti, il 36% dei quali si trova in condizioni di povertà estrema. Le sfide pertanto sono molteplici, dal cambiamento climatico con le alluvioni che distruggono ciclicamente interi villaggi al diffondersi delle epidemie e infine anche l'estremismo di gruppi islamisti radicali che in passato hanno provocato diversi attentati, alcuni rivendicati dallo Stato Islamico. Terzo Papa a visitare il Bangladesh dopo Paolo VI nel 1970 e Giovanni Paolo II nel 1986, Francesco ha in calendario numerosi eventi come la tappa al National Martyrs Memorial di Savar con l'omaggio a chi ha donato la sua vita per il paese nella guerra di liberazione del 1971. Padre Gabriel Amal Costa, missionario del PIME, originario della diocesi di Dhaka, racconta così l'attesa della chiesa bengalese. Prima di tutto, i cattolici in Bangladesh vogliono tanto bene il Papa. E anche quest'anno diciamo che la chiesa bengalese ha avuto tanta grazia. Prima di tutto abbiamo avuto il primo cardinale bengalese. Poi abbiamo avuto anche una nuova arcidiocesi. Quindi anche una visita del Papa dopo 31 anni di visita, dopo la visita del Papa Giovanni Paolo II, è un'occasione di incoraggiamento per i cattolici in Bangladesh. E sicuramente i cattolici, non solo i cattolici, penso che tutta la minoranza, tutta la gente aspetta un messaggio di pace dal Papa. È bello, un bel gesto che il Papa va a visitare una chiesa così piccola e così minoranza ma vivace, quindi questa visita del Papa diventerà un'occasione grande per cattolici e tutti i cristiani. Una chiesa che è minoranza e che per questo chiede tutela, pur riconoscendo l'impegno del governo in tal senso. Una chiesa in crescita, da quattro diocesi del 1986 che trovò Giovanni Paolo II, oggi se ne contano otto. Grande la partecipazione dei fedeli alla messa e importante anche il numero delle conversioni tra i musulmani, con i quali la convivenza è armoniosa e pacifica. Oggi la sfida per questa comunità si chiama accoglienza per i Rohingya, la minoranza musulmana che dal Myanmar si sta spostando in Bangladesh. Papa Francesco, nell'ambito di un incontro interreligioso ed ecumenico, incontrerà una loro delegazione. La chiesa bengalese si investe tanto per l'educazione, soprattutto per l'educazione dei giovani. Infatti la qualità dell'educazione della chiesa, della scuola cattolica è riconosciuta come educazione migliore nel paese, perché la scuola cattolica non dà solo un'educazione intellettuale, ma un'educazione completa, integrale, un'educazione anche umana, che trasmette i valori umani. Anche recentemente ha inaugurato una università cattolica e dove possiamo dire che anche tantissimi musulmani preferiscono mandare i loro figli. Anche questa faccenda di Rohingya, Bangladesh, pur essendo un paese povero, diciamo che ha aperto la porta con la ricchezza del loro amore. E questa è anche un'educazione per i giovani, che siamo poveri, però dobbiamo essere aperti per tutti, senza una discriminazione, senza un pregiudizio.